Buongiorno, oggi per la vostra felicità faccio un vlog perché è il concerto di Katy Perry. Oggi è il giorno del concerto di Katy Perry e sarà una cosa bellissima, non vedo l'ora. E intanto qui a dormire da me c'era la Elena. Ciao a tutti. E abbiamo registrato un video ieri e tra un po' ve lo farò vedere, ovviamente. Bene, quindi oggi sarà una giornata in preparazione al concerto, ma prima del concerto farò anche un mini incontro davanti al forum, quindi spero che vedrò un po' di voi. Alcuni di voi mi hanno già detto che verranno, non vedo l'ora. E poi stasera vedrò Katy Perry e sarà bellissimo perché io amo Katy Perry. Allora, il trucco che mi sono fatta è questo qui, anche se non mi fa impazzire, meno male che dopo me lo cambi per il concerto. Comunque la Elena deve andare purtroppo, Ciao. perché appunto lei non verrà al concerto, deve tornare a casa purtroppo, e quindi la salutiamo tutti quanti. Ciao Elena! Ciao. E a pranzo ovviamente sushi perché al sabato mangiamo sempre sushi. E anche la Mila. Gnam gnam gnam! Buon appetito! Bene, possiamo dare il via alla trasformazione. A parte il trucco che ho deciso di tenerlo, ma lo modificherò un po'. Manca sempre meno alla partenza, quindi mi preparo. Ok, questo è il trucco. Ho messo come rossetto di MAC, ovviamente, film noir. E poi, non so se li vedete, adesso mi giro. Sugli occhi ho messo questi brillantini rosa che mi sono stati regalati all'incontro di Bologna e li volevo troppo provare, quindi spero che si vedano nel trucco. E poi l'outfit è questo qui. Mi sono messa questo vestito di Forever 21, visto che è tutto leopardato, almeno sono in tema Roar. Poi ho messo questo kimono che mi è stato regalato all'incontro di Bologna, è stato un regalo bellissimo, che è di H&M, invece questo non mi ricordo se l'ho detto mai, di Forever 21. E poi calze a maglia, collan, e adesso mi metterò le mie Geoffrey Campbell, quelle solite che metto nere. E spero che vi piaccia questo outfit, comunque fatemelo sapere. E sono troppo felice, veramente non avete idea di quanto io non vedo l'ora di partire e di andare da Katy perché l'ho vista ad X Factor l'anno scorso, non questo dicembre, ma il dicembre scorso. Era stata ospite a X Factor, ero riuscita ad andarci, era la prima volta che la vedevo, ha cantato Unconditionally e poi non l'ho più vista. E mi piace da un sacco di tempo, infatti mi piace da 4 anni. E quindi sono felicissima di vedere finalmente un concerto per intero di Katy, non vedo veramente l'ora. E sono felicissima, scusate se vedrete i denti sporchi di rossetto, non posso deciderlo io purtroppo, ma cercherò di tenermi bene. E poi non vedo anche l'ora prima del concerto di incontrare un po' di voi perché sono felice che possiate venire a farmi un saluto prima del concerto, quindi non vedo l'ora. Ecco qui, sto per arrivare. Aiuto, purtroppo piove, però ce la posso fare. Guardate con chi sono qui! Allora, sono davanti a una persona che sono dovuta andare a trovare perché in prima fila non può, in prima fila della fila, perché non può uscire dalla fila, quindi ciao! E loro sono state quelle che mi hanno fatto. E poi questa è la fila. Ciao! Ciao! E lei è la prima. Cioè io la anche tu sei anche io. Ciao! Allora, è stato bellissimo incontrarvi tutti. Adesso siamo venute qua al chiuso perché fa freddissimo e sono qui con Gloria, che anche lei ha un canale YouTube, insieme ad altre due sue amiche. Ciao Gloria. E vi lascio il link nella descrizione, si chiama The Derek Team. Ecco. Quindi andate a vedere i loro video.
Tardissimo, veramente tardi. Il concerto è stato bellissimo, come avete visto da quello che vi ho mostrato. Veramente mi è piaciuto da morire. E Katy Perry non mi delude mai, io veramente l'amo tantissimo. E sono felicissima di questo concerto e sono felicissima anche di aver incontrato un sacco di voi. Grazie a tutte quelle che sono venute, che mi hanno fermata, perché veramente eravate tantissime e non me l'aspettavo, quindi vi saluto tutte e ci vediamo al prossimo video. Io adoro i concerti. Ciao, buonanotte.